I will now present results of my master's thesis. As part of my master's thesis, I examined the art of argumentation in Marachi's fourth book of his Refutatio, The Refutation of Islam. I also took up some of his points and evaluated them from an Islamic perspective. The analysis consists of three parts. First, I have examined Melchior Cano's influence on Ludovico Marachi. This is followed by the categorization of his methods of argumentation. And at the end, I have examined whether his refutatio is an argumentation or a polemic. Now we will consider a potential forerunner of Marachi, Melchior Cano, who is considered the founder of fundamental theology. Cano dealt with the sources of knowledge in his work De Locis Theologicis. The mention of Cano is important because Marachi, as a Catholic clergyman and scholar, was in all probability under his influence. Indeed, it can be noted that there are some parallelisms between Marachi's art of argumentation and Cano's teaching. Cano lists 10 loci in his work, 7 of which are so-called loci theologici, places of theological knowledge, and 3 loci alieni, places of foreign knowledge. With these, theologians can either support or refute a statement. These are the loci theologici, authority of the sacred books, authority of the traditions of Christ and his apostles, authority of the Catholic Church, authority of the councils, authority of the Roman Church, authority of the Church Fathers, authority of the learned theologians. And the 3 loci alieni, the natural reason, authority of the philosophers, authority of human history. After reading the Refutatio, it is noticeable that Marachi sticks to these 10 loci in his argumentation. He checks each point against these loci to determine the orthodoxy of them. For this purpose, the first 7 loci serve to determine whether a statement is orthodox or not through their theologically based auctoritas. First, he proves the problematic or heretical in the respective points by showing that they contradict the theological authorities. Then he tries to go a step further, leaving the so-called loci theologici and entering the so-called loci alieni. He does this to show that Islam can be refuted not only from a Christian theological point of view, but also on the basis of the loci alieni, the last 3 loci. Marachi uses various methods in his argument against Islam to convince his readers of his point of view. In the following, his individual arguments are sorted according to their commonalities and collected under one heading. Through this examination, an overview of the entire argumentation in the fourth book can be afforded. In the logic method, Marachi appeals to the logic of his readers to make his particular argument. For example, here he attempts to clarify an allegedly illogical situation in Islam by assuming that his own understanding of religion is logical. Thus, he presents it as illogical that purification in Islam washes away sins. But in a religion, every single point cannot be expected to conform to ratio naturalis. A religion is about believing even in things that human reason cannot comprehend. Moreover, it can be added that this is not about the physical ablution alone, but it is about the ritual ablution that is completed accompanied with prayers. Moreover, this rule applies only to minor sins. Major sins such as crimes, etc., must be expiated in other ways. In his comparative method, Marachi contrasts Islam with Christianity and measures them in a so-called ranking. Here, for example, Marachi takes prayer as a subject and tries to compare the religiosity of Muslims with that of Christians on the basis of the number of daily prayers. In this way, he makes it clear that Christianity is better than Islam, since Christians outnumber Muslims in his ranking almost every time.
If there is a point in Islam where Marachi cannot avoid a few words of praise, he just finds another religious community that surpasses Islam in this point. For example, on the point of ritual ablution, Muslims wash 5 times a day for daily prayer. Since Marachi cannot achieve a surpassing of the Muslims by the Christians here, he draws on another religious groups that surpass the Muslims with regard to ablution. For this, Marachi even makes use of the ancient Romans, and finally the Jews, who washed more frequently and better, he says. The effectiveness of this method to refute Islam is questionable, because at this point the reader can be convinced of the superiority of Christianity. However, it cannot be concluded from this that Islam has been refuted. The last part of the lecture will review whether Marachi's refutatio should be located in the field of argumentation or polemics. In the answer method, Marachi addresses the accusations of Muslims or Islamic literature against the Christian religion. Using his evidence from various Christian sources, he attempts to refute these accusations. With this method, he in turn exposes certain accusations about Christianity and portrays Muslims as liars. Even though this method does not achieve a refutation of Islam, Marachi uses it to connote Islam negatively. The use of Islamic primary sources is what Marachi does in his source method. He gives quotes from Islamic sources as alleged evidence for his particular argument. With this method, Marachi assigns himself the quality of scientificity, since he supports his arguments with quotations from original sources. In the contradiction method, Marachi resorts to points that he believes contradict each other in Islamic sources. As an example would be the approbation in the Quran concerning the wine prohibition. The wine was not forbidden by the Quran with a single verse, but it took place also for educational reasons gradually. Because of this gradual prohibition, there are also verses in the Quran that do not prohibit wine. However, the last verse revealed that prohibits wine cancels the validity of the verses that do not necessarily prohibit wine. For Marachi, this case is a contradiction and an argument for the falsity of the Islam. Although in this part of the thesis there seems to be a strict separation among the types of argumentation, it should be noted that these different types overlap at certain points. Thus, Marachi's argumentation is multifaceted and not based on a single method. Nor can it be assumed that any particular method is quantitatively superior, since Marachi applies the various methods depending on the particular point being addressed. Finally, it must be noted that none of his various methods lead to an argumentative refutation of Islam. The logic method, the comparison method, and the answer method serve him only for a negative portrayal of Islam. Using the source method, Marachi proves the uniqueness of his work, as no Christian scholar before him has worked with Islamic sources at this level. Using the contradiction method, Marachi reveals that he does not have a profound knowledge of Islam, as demonstrated in the example of approbation. And he shows that learning Arabic is not a substitute for a fundamental study of Islamic sciences, and the lack of the necessary knowledge casts doubt about the scientific nature of his work. The last part
of the lecture will review whether Marachi's refutatio should be located in the field of argumentation or polemics. According to Kopperschmidt's definition, by writing a book, Marachi enters the scientific tradition in which argumentation is an indispensable condition. Thus, Marachi's approach of writing a book and communicating with Muslims on a verbal level is in line with scientific argumentation. However, with regard to the refutatio, it cannot be fully assumed that it is a scientific argument. Indeed, Marachi begins his work, instead of an open and objective approach, with a specific goal, which he clearly emphasizes in his proemium, namely the refutation of Islam. Thus, an important prerequisite for a scientific argumentation is not given. Fogelin allows another view of the argumentation. He considers it as a refutation that happens two ways. Either the argument's justifications are presented as doubtful, or the argument's conclusion is not derivable from its justifications. In this regard, it is especially important to remember that a refuting argument does not necessarily have to prove its opposite, but evoking doubts about the challenged argument is sufficient. This method is often used by Marachi. In his poemium, he even admits himself that it would be enough for him if his work contributed to Muslims doubting their own religion. And not every time he manages to give a counterexample for the respective points treated and is content with wanting to stir up doubts about Islam. According to Schopenhauer's and Erdmann's assessment, the goal of polemics is no longer only one's own victory and the mere defeat of the opponent, but rather it is about a personal opposition. In Marachi's case, it is, on the one hand, a personal opposition to the Prophet Muhammad, whom he has chosen as his personal opponent, and on the other hand, opposition to Islam. A particular artifice in polemics is the argumentum ad personam. This kind of argument is used by Marachi numerous times because he attacks not only the Prophet, but also the Muslims in their character traits, habits, and actions. Thus, he concludes and evaluates character traits and habits of them from certain points. Marachi's refutatio also has the last two points in common with polemics. The arguments are characterized by feelings, and he clearly formulates his goal, which goes beyond writing a book. He wants to persuade his readers to make Muslims doubt their religion, or even further, to convert to Christianity. It can be summarized then that Marachi's refutatio is more in the realm of polemics than of scientific argumentation. Even if there are similarities with scientific argumentation, those with polemics clearly outweigh them. It cannot be denied that Marachi was ahead of his time with his detailed translation of the Quran, and that his work using original Islamic sources is a first in European Islamic studies. The achievement of these two points was possible for Marachi thanks to his outstanding competence of the Arabic language, which must be credited to the cleric as a further argument of his scholarliness. However, those points that disqualify his work in its scientificity and lead instead to the realm of polemics outweigh them. Thus, the goal of polemic applies to Marachi's work. Marachi uses the argumentum ad personam more often. For Marachi, personal characteristics of Muslims are also arguments against Islam itself. The marking of his language by sentiment is also a sign of polemical literature. Just as the polemicist is not content with writing a work and demands an action beyond it regarding his opponent from his readers or viewers, Marachi expects from his readers, in all clarity, the conversion of Muslims to Christianity. And Marachi justifies his polemical excesses, as does the polemicist in general, with his lofty goal, the struggle for truth or the true religion. Kano's influence on Marachi seems to be present regarding the doctrine of knowledge.
The striking similarity between Kano's theory and Marachi's practice allows this assumption, since the latter does not deviate from the Loci Theologici in almost all of his argumentation. Marachi moves within the framework of Christian doctrine in most of his argumentation. As already noted, he does not leave it even in rational argumentations that are actually Loci alieni. But even at these Loci, he relies on Christian doctrine and remains firmly within the Loci Theologici. With his methods of argumentation, Marachi has demonstrated the diversity of his art of argumentation. Despite this, they did not contribute to the refutation of Islam. Neither his methods nor his way of working could lead to locate his work as an argumentation. Instead, it is to be located in the realm of polemics. However, it must be said that in conclusion that Marachi was in a sense forced to polemicize. There were discussions concerning his work, whether it could not convince the Christians of Islam. Probably in return, Marachi made an effort not to give a single argument to those who were against the publication of his work. For this reason, he preferred a polemical way of writing. It would also be interesting to know, for example, what Marachi, after 50 years of study, really thought about Islam at the end of his life. Thank you very much. Thank you very much for bringing also theories about polemics to the discussion. I think this, you mentioned Schopenhauer, Erdmann, there is a lot of also theory in present day science of religion, literature, and the thing you mentioned, the element you mentioned about polemics being also personal is an important element. Yes. And you have discussed many aspects of that and engaged yourself, I think, also in this debate, taking a position. Mm-hmm. So thank you very much. Then we go to our next speaker. Our next speaker is online. I hope that we, we can proceed. And I will, you can stay here if you want, because we're online. So our next speaker is Andrea Pintimalli. Welcome him in our midst here. Thank you. You're welcome. Andrea, and Andrea Pintimalli has graduated in Arabic language and culture, and he holds a PhD from La Sapienza University in the history of religions. His research interests include definitions of religion, especially in the comparison between Western and Islamic contexts. He analyzed the concepts related to religion in the case study of Abu Rayhan al-Biruni's works, both historically and lexically. In the context of Islamic concepts for religion, he investigated the Quran as a normative source. He is currently working on a lexical analysis of the words related to religion in Kitab Hurusius, the Arabic translation of Orosius' Historiae Adversus Paganos, under the supervision of Professor Marco Di Branco. The floor is yours, Andrea. Thank you, Professor Vickers. I will speak in Italian, actually. Coglierò l'occasione di parlare in italiano, visto che è possibile in questo caso, e vorrei iniziare unendomi chiaramente ai ringraziamenti agli organizzatori e in particolare a Federico Stella per i grandi sforzi organizzativi, e anche scusandomi di non essere lì in presenza, con un pizzico di nostalgia, una piccola nota personale per il fatto che ormai tanti anni fa, poco prima di laurearmi, avevo lavorato per un poco di tempo proprio lì al PSI ed era stata un'esperienza, devo dire, molto interessante e molto formativa. Allora, vado al tema della mia presentazione, condivido le slide. Eccole qui. Eccoci.
Allora, ho intitolato l'argomento quindi da Din Milla Umma a Religio, Secta, Superstizio, quindi il latino-arabo di Marracci per religione, per il concetto di religione, un'analisi lessicale. In che senso un'analisi lessicale? Un po' per rifarmi alle ricerche precedenti che ho compiuto, che sono state menzionate poco fa, che riguardano il modo in cui il moderno concetto occidentale europeo di religione si è formato e il ruolo svolto dall'opera di Marracci nella formazione di questo concetto. Quindi un breve studio preliminare che si concentra sulle scelte lessicali, sulle scelte terminologiche che Marracci compie al momento della traduzione del Corano. Quindi gli obiettivi di questo intervento sono appunto dimostrare attraverso un'analisi lessicale come potremmo comprendere, dare più che altro qualche suggerimento, appunto, diciamo uno studio preliminare, su come potremmo comprendere di più del ruolo, del contributo che l'opera di Marracci ha avuto nella formazione del concetto moderno occidentale di religione e anche indicare più nello specifico prospettive possibili di ricerche future sulla sua opera. Per fare questo, quindi procederò a dare prima una panoramica dello stato della ricerca, dello stato dell'arte a proposito del concetto di religione nell'Alcorano di Marracci, perché come vedremo tra un attimo non sono il primo a occuparsene, anzi c'è già stata un'attenzione di importanti studiosi su questo tema. Passerò poi ad un'analisi più di dettaglio, in particolare dei tre termini che più comunemente vengono tradotti come religione nelle lingue occidentali, i tre termini coranici che vengono solitamente tradotti come religione, ovvero din, umma e milla, e viceversa quando invece nella traduzione di Marracci troviamo religio o affini, religio o affini, senza che ci sia corrispondenza con uno di questi tre termini nel testo arabo o non ci sia corrispondenza alcuna con una specifica parola araba, che è un momento di analisi particolarmente interessante dal momento che, come sappiamo, la traduzione di Marracci vuole essere quanto più possibile letterale, si parla appunto di latino-arabo, di una tentata corrispondenza parola per parola quasi. E poi chiuderò con un piccolissimo esempio molto sintetico di possibile analisi diacronica permessa proprio dalla scoperta da parte del professor Tottoli, che è lì presente, dei manoscritti di Marracci e della pubblicazione poi di una tavola di sinossi diacronica fatta dal professor Tottoli e Glai per la Sura 18, la Sura della Caverna. Allora, quindi, lo stato dell'arte. Dicevamo che non sono assolutamente il primo a occuparsi di questo tema in Marracci, anzi, studiosi di ben altro calibro se ne sono occupati. Io da una parte metto a frutto un po' questo che è un tema che mi accompagna dal dottorato in poi, quindi la storia del concetto europeo occidentale di religione, ma anche viceversa di un concetto in ambito islamico di religione. Che cosa può essere inteso in questo modo, quanto le due storie, le storie dei concetti, diciamo, in Occidente e nell'Oriente musulmano possono essere considerate storie parallele o che si influenzano vicendevolmente. Quindi uno dei dati che mi aveva colpito appunto nella ricerca di dottorato su Al-Biruni, che veniva citata prima nella presentazione, è che quando mi sono occupato di testi di Al-Biruni, che è un contemporaneo e conterraneo di Avicenna, che studia diverse tradizioni religiose, i cui testi sono stati tradotti in inglese da un orientalista tedesco che era Edward Sachau, ho trovato che a 13 espressioni arabe diverse corrispondeva sempre solo la parola religion nella traduzione in inglese, e quindi si evidenziava una discrepanza importante tra i due contesti semantici. Allora, questa osservazione viene fatta già da un grandissimo studioso, che è Ernest Pfeil, nel suo Religio, un'opera monumentale che appunto traccia tutta la storia del concetto occidentale di religione,
E nel suo secondo volume, nel 1990, pubblicato nel 1997, dedica un appendice alla storia delle traduzioni coraniche in latino e si occupa di Marracci. Rileva alcune cose che accenna soltanto per dare indicazioni di ricerca futura. Qui riporto i tre punti principali. Uno è quello appunto che mi era capitato di notare, e cioè questa discrepanza terminologica per cui nelle traduzioni latine troviamo, nelle traduzioni latine da Marracci in poi, o perlomeno dall'epoca moderna in poi, come vedremo quelle, non nelle traduzioni medievali per intenderci, troviamo questo solo termine religio o religio a confronto di una molteplicità di termini in arabo, e quindi abbiamo necessariamente l'impressione di una traduzione imprecisa. Altro passaggio invece rappresentato in questa direzione dall'opera di Marracci è proprio il suo uso sistematico di religio per tradurre in particolare din, come vedremo, che è un uso coerente e sistematico perché si trova in tutta la tradizione, in tutta la traduzione, e che lo oppone a tutte le traduzioni medievali precedenti, in cui invece religio non era mai utilizzato. Quindi, ecco. Il terzo punto è la terza questione rilevata da File, è anche questa di ordine terminologico, su cui torneremo più avanti, e riguarda il fatto che Marracci, pur ribadendo a più riprese, come abbiamo sentito anche prima con particolare dettaglio da Anna Canton, ribadisce a più riprese il fatto che quella dei seguaci di Maometto sia una superstizio, quindi che vada distinta dalla vera religio. Di fatto poi utilizza questo termine anche per l'Islam, lo utilizza più volte nella traduzione. Poi questo lavoro di File viene ripreso in uno studio importante del 2012 da Glai e Reichmuth, che dedicano un corposo articolo anche loro alle traduzioni del Corano in latino. E si concentrano su alcuni punti in particolare. Intanto si osserva l'evoluzione delle traduzioni, quindi del concetto in contesto europeo, in relazione al termine arabo din, ipotizzando che sia proprio il concetto arabo che in qualche modo influenza l'evoluzione europea, perché i due studiosi ipotizzano che nel contesto medio orientale un concetto astratto generale di religione si sia già formato nella tarda antichità o che sia addirittura già presente, anche se non fosse completamente definito, ai tempi della rivelazione coranica. E altro passaggio importante, altro avanzamento importante che fanno Glai e Reichmuth rispetto a File è notare problematizzare ulteriormente e comprendere più profondamente la differenza terminologica tra la traduzione medievale di din come lex legis e la traduzione moderna di din religione come religio. Mentre File aveva visto nella traduzione dei termini relativi a religione con lex in qualche modo un elemento riduttivo o un'incomprensione o la mancanza di un termine collettivo astratto per questo fenomeno, Gray e Reichmuth notano che in realtà l'ex ha nel Medioevo europeo delle connotazioni che vanno ben oltre l'ambito strettamente giuridico e che si richiamano a un retroterra, a un background di tipo strettamente teologico. Quindi sì, c'è un'evoluzione, c'è una grande differenza che l'opera di Marracci segna in maniera chiara, per la quale l'opera di Marracci segna una soglia, un avanzamento importante, ma sarebbe riduttivo pensare che la traduzione come lex fosse dovuta semplicemente alla mancanza di un termine corrispondente. Altro aspetto importante, come accennavo prima, Glai e Reichmuth ipotizzano la presenza di un concetto astratto per religione che sia già più o meno presente in epoca di rivelazione coranica. Questo viene contestato, diciamo, da un altro testo importante dell'anno successivo, che è Before Religion di Nongbri,
che argomenta proprio sulla nascita, sulla quella che lui chiama una nascita prematura, una presunta nascita prematura del concetto di religione nell'antichità, argomentando che se si va a guardare al contesto coranico allargato, quindi non solo le occorrenze di termini generalmente tradotti come religione nel Corano, ma anche a quei pochi testi coevi sui quali abbiamo certezza, come la cosiddetta Costituzione di Medina, troviamo delle contraddizioni terminologiche importanti, come l'occorrenza del termine din contemporaneamente per il nuovo raggruppamento, l'Islam, che ancora forse non ha questo nome così definito, che viene chiamato din, e dentro questo din si trovano però anche dei membri come cristiani ed ebrei che hanno a loro volta un din. L'uso del termine in quel caso sembrerebbe in contraddizione con la presenza di un termine generale, comprensivo. Allora, guardiamo più nel dettaglio, quindi come Marracci traduce questi tre termini, i tre termini più tipici che più comunemente dal dettato coranico vengono tradotti con religione, che sono din, umma e milla, abbiamo detto. Din è certamente il termine più presente, quello più generalmente inteso come religione, e viene regolarmente tradotto da Marracci come religio, seppure bisogna notare con una certa ambiguità, perché ci sono anche dei casi in cui ci sono delle specifiche ulteriori, e parlo soltanto della traduzione del testo coranico, non mi riferisco in questo momento alla refutatio che accompagna le diverse sure, ma nella traduzione del testo ci sono diversi passaggi in cui Marracci sente il bisogno di specificare con un religio vera o non semplicemente religio, o usa in modo apparentemente intercambiabile religio e secta, come vedremo. Allora, il termine din ricorre nel Corano 92 volte. Ci sono solo tre casi, che qui ho riportato, in cui Marracci non traduce din come religio, e sono i tre che vedete nella slide. Uno è la sura di Giuseppe, quindi sura 12, 76, in cui troviamo, qui ho riportato la scrittura latina utilizzata da Marracci, anche se la collega Salierno mi ha fatto notare che non è corrispondente alle norme richieste per il latino classico. Allora, qui dice «Makana li yahudu ahahu» fi din il malik illa an yasha Allah, che Marracci traduce con ut acciperet fratrem suum in servum pro furto in judicio regis nisi voluisset Deus. Quindi qui din diventa judicio. Siamo nel contesto della storia di Giuseppe, questo è il momento in cui Giuseppe fa accusare il fratello del furto fittizio per poterlo poi tenere con sé. C'è un'interpretazione interessante fornita da una traduzione moderna, che è quella di Mandel, del Corano Contesto a Fronte, per cui qui verrebbe utilizzato din proprio con un riferimento religioso, cioè Giuseppe fa accusare il fratello secondo la religione del re, cioè di se stesso, cioè per rifarsi alla legge e alla norma ebraica che voleva nel caso del furto una punizione con la schiavitù, concordemente con Esodo 22:2, anziché ricorrere alla legge egizia, che invece avrebbe previsto una punizione diversa, e quindi Giuseppe non avrebbe poi potuto tenere con sé il fratello. E quindi in questo caso avremmo un din tradotto come giudicio che corrisponderebbe all'interpretazione più antica, din come lex, come legge. Altro contesto affine, quello della Sura della Luce, 24, versetto 2, «Wa la ta'khuduhum bihima» Raffatun fi dinella et ne capiat vos erga illos commiserat
Tionis in Judicio Dei. Scusate, c'è un errore nella slide. Anche in questo caso sembra che Din abbia una valenza in qualche modo giuridica o possa essere associato a legge. Altro esempio, e quindi forse proprio perché ci troviamo qui in un contesto in cui si fa riferimento all'adulterio, potrebbe esserci una sovrapposizione, un'ambiguità per il termine tra religione e legge. Altro esempio, l'ultimo, dalla sura sempre della luce, quindi la 24, versetto 25, che diventa 26 nella numerazione di Marracci, che non corrisponde alle edizioni canoniche del Corano, abbiamo Yaumidin yuafihim la dinahum l'haq, die il satisfacit eis deus debitum eorum juste. E qui ci troviamo invece in un caso in cui din viene tradotto con debito, e probabilmente c'è una interpretazione di Din in questo caso riferita a Yaumiddin. Non ho detto, ma credo sia sottinteso, che delle 92 occorrenze di Din nel Corano, una buona parte sono nell'espressione Yaumiddin, e chiaramente in quel caso la traduzione è sempre giorno del giudizio, e Din chiaramente in quel caso non è tradotto con religio. Per tutti questi casi non possiamo fare che ipotesi. Dopo, quando parlerò per un momento della sinossi diacronica, potremmo fare un piccolo approfondimento, ma guardando questi esempi non troviamo note di Marracci né nel commento dei singoli versetti né nella Refutatio che possano spiegare queste scelte traduttive. Poi abbiamo Umma, e per Umma ci sono 64 occorrenze del termine nel Corano e vengono tradotte più o meno regolarmente con gens, quindi come popolo, come gente. E abbiamo qui un aspetto interessante che riguarda le glosse. Cioè Marracci si preoccupa più che abbondantemente nella sua traduzione di inserire delle glosse in corsivo. In maniera più o meno sistematica inserisce delle parentesi, inserisce anche dei termini, per esempio spesso lo stesso verbo essere, dal momento che non ha essere in funzione di copula, dal momento che non ha una corrispondenza nel dettato coranico, viene inserito in latino in corsivo, seppure non sempre. Allora, nel caso di Umma, tradotto come gens, abbiamo delle occorrenze in cui a gens si accompagna tra parentesi una glossa che lo assimila all'ex, e cinque casi in cui invece Marracci lo assimila a religio. E una cosa interessante è che questa assimilazione a religio avviene con espressioni pressoché identiche. Qui ho riportato queste due perché sono il caso più interessante. Sura della Mensa, quindi quinta, versetto 48, wa lausha Allah la ja'alakum ummatan wahidatan, pressoché identico a Sura della Consultazione 42, versetto 8, wa lausha Allah la ja'ala hum ummatan wahidatan, quindi cambia soltanto il pronome suffisso, ma in un caso abbiamo unam lex e nell'altro abbiamo invece religio, unam legge e nell'altro abbiamo religio, che lui spiega in queste parentesi indicate in corsivo. Ultimo dei tre termini è Milla. Anche in questo caso abbiamo alcune discrepanze, perché Milla ricorre 15 volte nel Corano, viene tradotto 9 volte da Marracci come secta e 6 come religio. Anche in questo caso è difficile appurare i motivi delle diverse scelte traduttive, almeno per quello che possiamo vedere nel testo pubblicato, perché Milla, per esempio, ricorre più volte nel Corano associato a Ibrahim, Milla Ibrahim Hanif. In questi due casi che ho riportato, Sura della Vacca, la 2, versetto 135, e la 3, versetto 95, abbiamo espressione identica, Millata Ibrahim Hanifan, in un caso è tradotto religionem abrae ortodoxi, nell'altro secta abrae ortodoxi, senza che il contesto o altre note possano indicare il motivo. Ancora brevemente, ultimo passaggio di analisi lessicale,
per poi andare a concludere. Quando è che invece troviamo religio nel testo latino senza una corrispondenza precisa o diretta nel testo arabo? Generalmente lo troviamo in queste parentesi, in queste glosse che Marracci inserisce, alcune volte associato a Islam, perché Marracci sente il bisogno di specificare religio Islam, che quando menziona l'Islam e tratta Islam come un nome proprio, sta parlando di una religione, per quanto poi specifichi nella refutatio che vada considerata una superstizione. Ma abbiamo anche dei casi leggermente diversi e più interessanti, come questo, la sura di Maria, quindi sura 19, versetto 50, وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَنْ صَدْقٍ عَلَيْيَنْ عَلَيْيَنْ scusate. Et donavimus illis ex misericordia nostra, opes et filios, questa è un'aggiunta di Marracci, et edimus illis linguam veritati excelsam, qui idest laudem et gloria in omni religione. Qui c'è una scelta particolare di Marracci di tradurre questo lisan sidqe aligen con laudem et gloriam in omni religione. Anche qui si potrebbe approfondire ulteriormente, non si trovano riferimenti ai motivi della scelta. Quest'ultimo è l'unico caso in cui invece le annotazioni di Marracci ci danno qualche indizio. La sura del Calamo o sura Nun, la 68, versetto 4, che diventa 5 Marracci, va in kala'ala khuluqin azimin et profecto tu sane est in religione magna. Questo è un versetto molto celebre che generalmente viene tradotto con riferimento al profeta Muhammad, dicendo che gli ha un carattere eccelso o un carattere sublime, mentre Marracci sceglie qui religione e spiega però in nota che ci sono, o almeno accenna al fatto che ci sono commentatori musulmani che interpretano quella khuluq come religione e altri che lo interpretano come carattere. Could you come to your conclusion? Because then we have some time, yeah. Sì, velocissimamente. Unico esempio in un attimo della pubblicazione di Glaia e Tottoli, tavola diacronica che presenta la traduzione di Marracci per il suo risultato finale e lo sviluppo nel tempo. Per esempio qui abbiamo, quindi sura 18, versetto 20, fi millatihim, che è la più antica e quella più a destra, superstizionem, poi diventa nella stampa sectam, quindi attraverso uno studio più approfondito di questi manoscritti potremmo arrivare a vedere l'evoluzione nel tempo di queste scelte di Marracci e come si sviluppa il suo linguaggio. E potremmo andare a vedere, quindi, come conclusione, possibili prospettive future, più nel dettaglio il processo di Marracci, l'eventuale influenza del concetto coranico, ma anche viceversa, questo potrebbe fare una luce di ritorno sul Corano stesso, in cui non sempre le scelte terminologiche e l'uso di termini è così omogeneo e unitario. Grazie per l'attenzione. Allora ringrazio tutti. Anzi, partiamo un po' da lontano, ma sarò molto breve perché sennò qua prendiamo. Sì. Quando con Federico si è in qualche modo discusso anche con gli altri PI del progetto IRC, Mercedes Garcia Reynal da Madrid, Jan Lop da Copenaghen e John Tolland da Nantes, si era annunciato che si pensava di fare una giornata di studio, qualche incontro su questo tema, poi è diventato molto di più, da quello, almeno questo è il mio personale parere, si è sentito poi in questi giorni, è diventato ancora qualcosa di più. Sono secondo me stati due giorni molto proficui e anche questa discussione finale dimostra che cosa non poi così frequente, no? di sedersi accanto con istituzioni religiose che sono eredi di questa grande tradizione, eccetera, e percorsi di analisi storica che in punta di piedi entrano in questi argomenti e cercano in qualche modo di tracciare nuovi percorsi, è secondo me un'esperienza da ripetere.
Quindi io ringrazio ovviamente la Gregoriana, il PISAI di questa occasione e mi sembra insomma che il convegno sia particolarmente riuscito e speriamo poi di organizzare qualcos'altro. Dal punto di vista del nostro progetto europeo credo che sia molto riuscito ed è stato di estremo interesse. Vengo solo ad aggiungere qualche particolare su cosa viene dopo questo convegno. Adesso Federico, appunto, che è l'organizzatore, poi avrà la parola finale, si deciderà insieme di, insomma, di coinvolgere ovviamente tutti coloro che hanno contribuito e anche altri. Quindi anche le istituzioni che hanno partecipato, magari di estendere l'invito a qualcun altro che magari non ha avuto modo di partecipare, come è capitato qualcuno, al convegno, però nell'arco di qualche 6-8 mesi, adesso vedremo di dare una deadline di questo tipo, magari può produrre un testo relativo al Corano, a Roma, insomma, su argomenti che sono stati trattati in questi 2 giorni. L'idea è quella di raccogliere in un volume, nella serie che noi abbiamo iniziato di De Gruyter per il progetto europeo, magari quelli più strettamente connessi al Corano a Roma, anche con un riferimento secondario, quindi insomma in senso un po' più ampio, e poi se c'è questo interesse, magari i contributi che hanno, come dire, come è stato nel caso di 6 o 7 di questi 20 interventi che ci sono stati in questi 2 giorni, più connessi a, come dire, all'insegnamento dell'arabo, all'Islam in genere, non strettamente coranici, magari di raccoglierli in una sezione di una rivista, come ho parlato anche appunto magari islamo-cristiano, un'altra rivista. Quindi questa è l'idea che sottopongo appunto alla vostra attenzione, eccetera, di in qualche modo vedere, di una volta che abbiamo ricevuto i contributi, è vero Federico, di procedere in tale direzione. Non aggiungo altro, lascio la parola appunto agli altri organizzatori, da parte mia non può esservi che ringraziamento e credo la piena soddisfazione di tutto il gruppo IRSI, che è qui presente dalle varie sedi dei vari progetti e anche da quelli che ho visto hanno seguito da lontano e da remoto, credo che sia un tassello importante nel nostro percorso di indagini in tale direzione. Grazie. Ma anche a me non resta che ringraziare, ma prima di tutto il professor Tottoli per questa opportunità e anche per averci presentato questo progetto di ricerca, ma soprattutto per la qualità, ecco, della ricerca. Noi abbiamo potuto godere di un momento importante di qualità, toccati vari punti molto interessanti, e quindi grazie davvero, ecco, anche per aver aperto questo spazio di confronto anche nelle nostre sedi. Ma io sono stato ben lieto di inserire anche così nel nostro centro studi interreligiosi della Gregoriana questo programma. Noi abbiamo delle sessioni, durante l'anno delle sessioni di studio, un paio di sessioni, la prossima la faremo a Camaldoli, proprio all'eremo di Camaldoli. E quindi ogni anno ne facciamo o 2 interne o una interna e una esterna e quindi inserirle proprio all'interno del nostro programma. E infatti abbiamo avuto anche alcuni studenti, purtroppo non tutti e 2 giorni era possibile per tutti partecipare, però ecco, inserita all'interno di questo programma. Ovviamente la nostra è una prospettiva come centro studi interreligiosi interdisciplinare, anche a volte transdisciplinare. Però ecco, questo apporto era molto interessante perché noi abbiamo un indirizzo che è l'indirizzo di rapporto tra cristianesimo e Islam, e questo anche in collaborazione con il PISAI che oggi ci ospita. Quindi il rettore è stato, anche il rettore della Gregoriana è stato ben lieto di ospitare questo che sempre più, come dire, un evento del genere caratterizza un nuovo modo di lavorare insieme, anche questa apertura, no, delle istituzioni pubbliche, accademiche pubbliche in Italia, e le istituzioni pontificie, così ci si scopre, ci si arricchisce reciprocamente, anche con prospettive di ricerca e con studio di ricerca. Insomma, i miei piccoli interventi erano anche perché abbiamo una visione, cioè una prospettiva, un approccio che è interdisciplinare. Quindi veramente molte grazie per tutto questo e poi posso dire che ho apprezzato tutte le relazioni, ho ascoltato almeno quelle
qualche momento non ci sono stato, però tutto quello che ho ascoltato è stato veramente molto ricco, molto interessante, e credo che, ecco, uno esca bene da un seminario del genere quando ritiene di aver imparato qualcosa. Io credo di aver imparato molte cose e quindi esco arricchito, e credo che tutti noi usciamo arricchiti da un momento del genere. Quindi grazie ancora. Evito di aggiungere ringraziamenti a Federico, perché io lo vedo tutti i giorni, quindi lo vedo spessissimo, ma so quanto lavoro, perché l'ho avuto, ecco, mi ha anche pedinato in diversi momenti per alcune questioni pratiche, almeno per quanto riguarda la greca. Non so se ha fatto lo stesso con il PSAI, ma comunque ha fatto lo stesso anche con il PSAI per la parte organizzativa, però bisogna dire che veramente è stato proprio autosufficiente in tutto, e quindi grazie davvero. Quindi a questo punto non resta che augurarci che possiamo in qualche maniera, in maniera diversa, continuare un po' il nostro contatto, la nostra collaborazione. Quindi grazie davvero. Grazie. Non so se sapete che tra 4 anni, nel 2026, il PSAI, il Pontificio Istituto di Studi Arabi di Islamistica, celebrerà il suo primo centenario. Dico primo perché spero che ci sarà anche un secondo. In effetti il PSAI è stato fondato con un altro nome nel 1926 a Tunisi. E leggendo quello che i primi membri dell'istituto hanno scritto, è interessante di notare che spesso loro consideravano come questo nuovo istituto come una versione aggiornata ai tempi correnti delle case di studio che erano state fondate in Africa del Nord nel Medioevo dagli ordini mendicanti. E nel 1964 l'istituto fu trasferito a Roma, e personalmente questo convegno mi ha aiutato a capire come il PSAI, venendo da questo lato dal Mediterraneo, si sia anche innestato in una tradizione secolare di studio cattolico dell'Islam a Roma, e per questo sono molto grato a tutti i relatori qui presenti. Negli ultimi anni c'è stato un dibattito sull'approccio che i ricercatori critici contemporanei dovrebbero attuare nello studio del Corano. Come sapete, alcune voci chiedono che il Corano sia studiato in relazione al contesto della tarda antichità e in isolamento dalla tradizione esegetica islamica successiva, e cioè in isolamento dalla comunità di fede per la quale il Corano è diventato un testo sacro, parola rivelata da Dio. Non è il caso adesso di entrare in questo dibattito, voglio soltanto sottolineare che la maggior parte, se non proprio tutti, degli autori che sono stati discussi durante questo convegno si sono interessati al Corano non principalmente come un'opera importante della tarda antichità, ma come il testo sacro di una comunità di fede. E le contraddizioni che vedevano tra questo testo e le loro scritture, in particolare riguardo la figura di Gesù, li hanno portato a concludere che il Corano non poteva essere un testo rivelato e quindi il profeta Mohammed non poteva essere un vero profeta. È stato ampiamente sottolineato durante il convegno come lo studio del Corano a Roma durante il periodo in esame era spesso legato alla congregazione di propaganda fide, cioè agli sforzi missionari della Chiesa Cattolica. Non è stato quindi un interesse puramente scientifico per il Corano o per l'Islam a motivarli. Abbiamo visto però, e questo è l'aspetto che vorrei sottolineare, come il loro interesse iniziale, benché apologetico e polemico, sia diventato in molti casi una vera passione,
una vera passione, che si è tradotta in un reale contributo al progresso della scienza orientalista in Europa nell'epoca moderna. E per parte mia, spero che il lavoro che facciamo qui al PISAI possa anche essere riconosciuto come un effettivo contributo al progresso della conoscenza. Grazie a tutti voi. Innanzitutto confermo il pedinamento al professor Bongiovanni che è avvenuto qualche settimana fa, quindi è vero. Io volevo semplicemente dire due parole, insomma ringraziare le istituzioni che hanno reso possibile questi due giorni di convegno, quindi il professor Tottoli, l'Orientale, il progetto EUQ, il professor Bongiovanni, i professori Sario Cucarella e Jason Well. E effettivamente, come ha detto Tottoli, questo è nato, diciamo, più come l'idea, quella di fare una giornata appunto di studi in cui trattare di alcune tematiche relative appunto al Corano, le relazioni tra Islam e Cristianesimo e via dicendo. Poi effettivamente si è ampliata la questione e abbiamo ricevuto molto interesse e richieste di partecipazione ed è venuto fuori questi due giorni di convegno in cui mi sembra che abbiamo affrontato numerosi temi riguardanti un periodo storico cruciale delle relazioni tra Islam e Cristianesimo, e dell'orientalismo cattolico e dello studio del Corano. Anche perché penso, cioè, sia da una prospettiva storica, poi da una prospettiva anche per chi come noi è anche interessato al dialogo interreligioso, insomma è questo il momento in cui il cristianesimo, cattolicesimo in questo caso, pur mantenendo sempre un impianto di polemica, ha poi deciso e ha cominciato, soprattutto all'opera di Marracci, a voler capire effettivamente cosa c'era scritto nel testo. Quindi per capire l'alterità è importante capire cosa l'altro dice. Se non conosciamo bene l'opera su cui l'Islam si fonda, non possiamo dire nulla e capirci nulla. Quindi, per adesso ringrazio veramente tutti, di noi professori, di tutto il progetto EUQ, soprattutto i colleghi e gli amici di Napoli che, insomma, con cui mi sento spesso e ci scambiamo opinioni su tutto quanto. E un grazie speciale a Maria Esther che è qua. E poi mi accodo e accolgo quanto è stato detto da professor Totto e da Bongiovanni, anche dal rettore della Gregoriana il primo giorno, merito al fatto che questo non sia un punto d'arrivo, ma un punto d'inizio di nuove collaborazioni, nuovi lavori, nuove ricerche che permette di cooperare tra le istituzioni ecclesiastiche e appunto le istituzioni statali, e nazionali, internazionali, che secondo me ne hanno solo da guadagnare per le tradizioni reciproche, i differenti approcci legittimi, ma che comunque nel complesso poi il lavoro che ne può uscire fuori potrebbe essere solo migliore. Grazie.